Buongiorno signori, benvenuti in questo nuovo video. Oggi smontiamo quel mito secondo il quale fare i trading system e in generale approcciarsi al trading automatico sistematico è una cosa difficile esclusivamente per ingegneri del CERN o che cavolo ne so. Non è nulla di eh, tutto ciò e ve lo dimostro con un esempio molto semplice con il trading system più semplice del mondo io sono francesco trader investitore e founder di batzway.it mi invito caldamente a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella così per non perdervi tutti i nostri appuntamenti ogni giorno alle 14 e la diretta del venerdì alle 18 e partiamo subito col trading system più semplice del mondo dopo la sigla Bene, procediamo come in generale io procedo sempre, ma come procedono in realtà tutti, cioè dal grafico. Apriamo il grafico e vediamo che cosa possiamo fare. Io, ad esempio, ho aperto il grafico del Nasdaq, l'indice sui tecnologici, sulle 100 aziende tecnologiche più grandi degli Stati Uniti, ma possiamo aprire anche l'SP 500, il più grande indice del mondo l'indice che contiene all'interno le 500 più grandi aziende per capitalizzazione negli Stati Uniti c'è dentro Amazon c'è dentro Facebook da poco c'è dentro Tesla quindi è quanto di più semplice in realtà ci sia ok è di più comune ci sia e noi abbiamo questo grafico e andiamolo a zoomare cerchiamo di capire che cosa succede sul grafico perché è un po' questo il principio prima di Scrivere trading system, spippolare codice cercare di capire gli indicatori, le cose. Eh, prima bisogna capire lo strumento che cosa fa? Cioè, stiamo approcciando l'SP500 è diverso magari dal bitcoin o da Tesla stessa. Quindi è giusto focalizzarci per primi sullo strumento. E questa è la base del metodo scrocchiarello che insegno in trading Scrocchiarello per principianti. Partiamo dallo strumento. Una volta che sappiamo come funziona lo strumento, scrivere trading system è molto, molto, molto più semplice, ve lo garantisco. Andiamo a vedere. Allora abbiamo questo strumento che ha visto il crollo a marzo a causa del lockdown, a causa del Covid. Lo sappiamo un po' tutti, e in generale, da marzo, che è stato un evento eccezionale, non contempliamo in questa analisi, da marzo è salito, è salito molto, ed è una caratteristica tipica per questo strumento salire cioè strutturalmente questo indice sale perché ci sono dentro le aziende, ok? Sale da quando? Da quando esiste, ok? Dal 1928, ok? Sale, 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 ogni tanto fa una barra eh, rossa o più barre rosse e poi continua a salire. Si possono definire questi tipo dei rimbalzi, ok? In blu, eh, spero si veda, sì, credo di sì. C'è una media mobile a 50 periodi, io l'ho messa così giusto per darvi un, un punto di riferimento. Beh, questa media mobile si può dire che in qualche modo sia il punto in cui l'S&P 500 rimbalza, ok? Non voglio usare la media mobile, sto dicendo che l'S&P 500 ogni tanto, dopo un sacco di barre rosse di verdi, dopo un sacco di crescita, ogni tanto rimbalza e poi torna di nuovo su. Tant'è che adesso stiamo ancora una volta toccando i nuovi massimi assoluti, ok? Sale veramente tanto. Guardiamo un attimo il grafico, ad esempio, prima di marzo, quindi torniamo indietro. C'è stato questo uh, crollo al 5 febbraio del 2018, mi ricordo molto bene, questa difficoltà a fine del 2018, eh, ma poi ha continuato a salire. Guarda qua, guarda qua che salita, alternata da qualche barra rossa per poi risuperare. Qualche bar rossa e poi superare, rimbalzo e poi ripartenza. Rimbalzo e poi ripartenza. Questo che cosa vuol dire? Beh, vuol dire che si può identificare un inizio di caratteristica tipica di questo strumento finanziario, cioè che rimbalza e poi riparte. Ok, È molto semplice quello che abbiamo capito. Siamo partiti dal grafico, ok? Non abbiamo fatto niente di più, ma ci siamo interessati allo strumento. Bene, questo come si converte in linguaggio di programmazione siete pronti a scrivere 300 righe di codice? bene uh, non è mia competenza farlo io non sono un programmatore dico sempre che uh, chi fa trading automatico è per primo un trader non un programmatore io non sono mai stato un programmatore non è quello che ci importa ci importa guadagnare sui mercati ok non so se è, chi è chiara la differenza io ho aperto due grafici sulla mia piattaforma di trading, che è TradeStation, dell'SP500 e del Nasdaq, i due strumenti che ci interessano. E vedete che ci sono già dei segnali, delle freccettine eh, in blu con scritto Buy, perché ho già applicato questo trading system. Ora vi mostrerò il trading system più facile del mondo, che abbiamo costruito insieme guardando semplicemente il grafico E basandoci su quello che sembrava essere il comportamento di questi strumenti finanziari. Voilà. Questo è il trading ufficialmente il trading system più facile del mondo. Lo ingrandisco un po' per renderlo più leggibile. Ecco qua. Non importa essere programmatori. Ma basta sapere come si comportano i mercati e come si fa a saperlo con un metodo che insegno in TSP e che abbiamo in, part, il che era per principianti, e in parte applicato anche insieme. Ad esempio, questo discorso del rimbalzo e poi riparte: rimbalzo e poi riparte, l'abbiamo espresso così: compra alla prossima barra al minimo di ieri, vendi quando il prezzo ha raggiunto il massimo della settimana precedente. Quindi io vado sul Nasdaq, ad esempio, facciamo un po' di zoom, qua ha comprato perché il prezzo di questa barra ha raggiunto il minimo della barra precedente, qua ha venduto perché il prezzo è sceso, qua ha comprato, dove sto indicando si vede sì, perché il prezzo ha raggiunto il minimo della barra precedente. Qua ha venduto in profitto questa volta perché, perché il prezzo ha raggiunto il massimo della settimana precedente. Punto, non c'è nient'altro. Quando noi compriamo al minimo, ad esempio, di ieri, noi stiamo cercando di comprare in un ipervenduto, ok? In una qualsiasi situazione, situazione per il quale il prezzo è un po' più basso delle barre vicine. Cioè, non, non ho detto chissà che cosa, ho detto orga organismi geneticamente modificati, machine learning e struttura, pirotecnica strutturata, no, molto semplice, ok, compra al minimo di ieri e vendi al massimo della settimana precedente, perché il massimo della settimana precedente? Potrebbe essere il massimo di questa settimana, il massimo del mese, il massimo dell'anno, mille massimi, ma semplicemente abbiamo messo lì un ipercomprato. Cioè l'opposto dell'ordine di acquisto, sì, Francesco, ma non dici sempre che l'importante non è basarci sull'occhio, basarci sulle nostre sensazioni e testare le idee, certo. Come no? Ecco qua, questo è quello che produce questa idea. Due righe di codice producono 160 circa.000 euro in 15 anni. Questo è il trading system più semplice del mondo, due righe di codice partendo da un principio, cioè io studio lo strumento che vado a tradare, primo lo studio e poi scrivo il codice. Ora, chiaro, è chiaro, attenzione, disclaimer importante, non provate a mettere questo codice live, perché mancano degli elementi di contorno che però sono essenziali, manca la gestione del rischio manca eh, tipo lo stop loss, manca magari un'uscita tecnica che possa migliorare un po' di performance, non c'è alcun dubbio, ma quello è un contorno. È un po' come lucidare il parabrezza della macchina, certo, serve che sia pulito perché sennò ti schianti, ma l'importante è che ci sia il motore, il sedile, il volante e il cambio, ok? E noi il motore, il sedile, il volante e il cambio ce l'abbiamo grazie a questi due, queste due righe di codice. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se siete interessati a scrivere Trading system così semplici ma intelligenti, partendo dallo strumento per realizzare questo po' di cose e per poterlo tradare live. Perché? Perché poi il focus alla fine della fiera non è neanche fare queste, questi backtest qua. Questa è una roba un po' da scimmia, ok? Noi non siamo scimmie. Quindi, noi quello a cui puntiamo è tradare questa cosa qua live. Questa è il nostro focus, cioè non fare trading system spatafiate di codici del tipo 500 righe di codice ci metto un anno a scrivere un trading system e intanto in un anno non hai tradato, non sei un trader, sei un programmatore, massimo rispetto, io assolutamente rispetto a tutti i programmatori, ci collaboro, quindi va benissimo, ma quello è la programmazione, non è il trading, questo è il trading che per noi di Buzzway funziona e lo dimostriamo quotidianamente. Fatemi sapere cosa ne pensate, un commento, condividete il video. Se volete ulteriori approfondimenti riguardo il corso Trading Scrocchiarello per principianti che vi insegna a fare queste cose mirabolanti partendo da un metodo innovativo e semplice anche per non programmatori, info chiocciolabatzway.it, numero verde 800 475 300 o link in descrizione. Ciao!